Ciao amici di Teledro Games, buongiorno. Oggi parliamo di un gioco di calcio un po' diverso dal solito. Ma prima devo fare un passo indietro. Qualche mese fa parlai di un videogame che si chiamava Referee Simulator. Era un gioco in cui si prendevano le parti di un arbitro, in gioco in prima persona, si vedeva proprio l'azione su schermo, e ancora deve uscire questo gioco. Qui un'altra software house che poi è composta, dovrebbe essere composta da una sola persona, ha fatto questo gioco dal nome molto simile, ha aggiunto all'inizio Football Referee Simulator. È un gioco uscito su PC, su Android, su iOS, l'ho visto anche su Android, è praticamente lo stesso gioco che vedrete qui su PC, ovviamente ai comandi touch, qui usiamo il mouse, costa davvero un'inezia, 99 centesimi, quindi uno se vuole lo può anche provare senza troppi patemi d'animo. E anche qui si simula l'essere arbitri sostanzialmente, però non in prima persona. È una sorta di simulazione di gioco in cui dovremo prendere delle decisioni da arbitro su una rappresentazione stile Football Manager nelle prime edizioni, cioè in 2D. Ma comunque adesso vi faccio vedere tutto. Scriviamo il nome del mio alter ego. E possiamo scegliere l'aspetto del giocatore. Fatemi prendere questo soggettino. Mettiamo Italia. Possiamo mettere sindacato. Questa modalità di gioco è pensata per i giocatori che desiderano sperimentare il gameplay originale arricchito con una trama aggiuntiva e maggiori sfide, oppure classico. Questa modalità di gioco è progettata per i giocatori che desiderano sperimentare il gioco senza trame secondarie e difficoltà aggiuntive. Mettiamo classica, però sappiate che c'è anche questa versione con il sindacato. Tutti i nomi delle squadre dei giocatori sono interamente fantasia e qualsiasi coincidenza è puramente involontaria, quindi niente licenze ovviamente. Ed eccole qui. Qui ci sono tutte le possibilità, risultati, ci sono gli obiettivi. In questo momento sei un arbitro sconosciuto, arbitra solo partite di strada. Per elevare il tuo status e avanzare a livello successivo devi ottenere 100 punti nelle tue qualifiche. Come vengono calcolati i football? Come vengono calcolati i punti? Cartellino giallo corretto più 15 punti, sbagliato meno 5, giallo completamente sbagliato meno 10, cartellino rosso corretto più 20, cartellino rosso leggermente sbagliato meno 10, cartellino rosso completamente sbagliato meno 15. Gol correttamente accettato più 5, gol accettato leggermente sbagliato meno 1, e qui quest'ultima riga non si vede, comunque è per i gol completamente sbagliati. Allora, prossima partita, Purple Cobras contro Chargers, gioco di strada. Va bene, iniziamo, vediamo la partita. Sì, vediamo la partita. Eccolo qui, c'è il maltempo, Purple Cobras, già come... Vabbè, dai, avete capito che non ci sono le licenze della FIFA Pro. Ecco qui. Inizia il gioco. Vincenzo, Enzo, De Rossi. C'è l'azione e c'è il gol. No, calcio d'angolo. Noi siamo l'arbitro e vedrete che fra poco ci saranno delle situazioni. Giacomo, Francesco. Controllo fallo. Eccolo qui, prima situazione. Allora. Eh no, non me la... Ah, dovevo cliccarci sopra probabilmente. Ed ecco il gol. Allora, vediamo la VAR, vediamo se c'è. E qui mi sembra tutto corretto, no, non ci fa vedere l'inizio dell'azione, però convalidiamo gol. Andiamo. Piazza, piazza, piazza. Calcio d'angolo, anche se sembra sempre gol. Controllo fallo. Allora, Francesco afferra la maglia di De Rossi durante una rapida ripartenza, commettendo un fallo evidente. Afferra la maglia di De Rossi. Io gli darei un cartellino giallo durante una rapida ripartenza. Mostra il cartellino giallo. Ma rimanteniamo puliti gli interventi. Ok, continua. De Rossi non ha fatto niente. Ovviamente diamo la palla ai Chargers in posta. Ok, qui possiamo mettere il recupero. Diamo un minuto, va bene. Ed è gol. Proprio De Rossi segna. Vediamo VAR. Non me l'ha dato? Metà tempo. Ok, 1-1, metà tempo. Andiamo oltre. Piazza, 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 piazza. Sembra sempre gol a me lì. Scienzo Alessio
Giorgio. Giorgio. Vediamo. No, niente, la sbaglia clamorosamente. Ragazzi, sono presi alla strada, cioè, l'ha detto che è calcio di strada. Io ho l'intensità, qui vi dice, controllo fallo, vediamo. Andrea afferra la maglia durante commettendo un fallo evidente. E gli diamo anche qui il cartellino giallo. È una grande energia. Ecco, continua. Palla per i Chargers. C'è stata una sostituzione. Gol. Andiamo al VAR. Non mi fa vedere quando. Però questo è gol. Piazza, 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 piazza davanti. Gol. Questo è gol pure questo. Allora, diamo 2 minuti di recupero. Ok, punti ottenuti 39, mi sembra di aver fatto abbastanza bene. Corretto, ignorato, vabbè, non, corretto, corretto, quindi direi che è andato tutto bene. Gli obiettivi, devo ancora arrivare a 100 per migliorare. Rete sociale, un post, 92 iscritti. Statistiche, ci sono tutte le statistiche. Abbonati 92. Giochiamo un'altra partita. Stompers par contro Purple Cobras, dai. Ancora c'è pioggia anche oggi. Andiamo. Controllo fallo. Allora, tenta un calcio alto vicino per nel rischiando infortunio e costruendo. Ragazzi, io sono per il cartellino rosso. Anche se è appena iniziata la partita. Prendi questo momento a riflettere e cresci. Ci vediamo alla prossima partita. Sì, continua. Palla agli Stompers. Gioco pericoloso, poteva far davvero male all'avversario. Io gli ho dato cartellino rosso. Porzio, 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 porzio. No. Non ci sono problemi, mi sembra, di fuorigioco, anche se dovrebbe iniziare un po' prima a vedersi la situazione. Infortunio. Bonetti ha subito ed est è sdraiato sul camping. Che facciamo? Interrompiamo il gioco. E diamo la palla ai Cobras. Giudice. L'ha tirata fuori. Valutazione 1. Ho sbagliato tutto secondo il gioco. Vediamo dopo. Enzo, 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 Enzo. Controllo fallo. Afferra la maglia facendo mancare l'opportunità di tirare. E questo è il rigore. No, però mi chiede solo il cartellino giallo. E questo io gli do il cartellino giallo. Sperando che. Mostri il cartellino. Diamo la palla ai Stoppers. Rigore. E questo ovviamente gol, non si vede. Io qui do 3 minuti di recupero perché è stata bruttissima la partita, un sacco di falli e cose varie. Migliorato un po' la mia valutazione. Ok, andiamo al secondo tempo. A comando. Controllo fallo, vediamo. Con il gomito. Interferisce qui, c'è pure da capire la localizzazione italiana. Facciamo un avvertimento verbale, dai. Morelli, Morelli, Morelli ci pensa, bello. E segna giudice. Vediamo qui. Non mi fa vedere il lancio, ma comunque questo è un gol regolare sicuramente. Grazie.
Diamo 2 minuti adesso perché il secondo tempo è stato più tranquillo. Ok, punti ottenuti 14, vediamo. Cartellino rosso errato. Boh, proprio errato, niente. Corretto, leggermente sbagliato. Vabbè, non è stata una grande partita. 56, io gioco pericoloso così. Mi era sembrato più che potesse essere. Email, vediamo. Grazie per aver acquistato questo gioco. Vabbè, rete sociale. 2 post, 98 iscritti. Vabbè. Allora, facciamo una terza, vediamo se ci andrà meglio. Inizia il gioco. Controllo fallo. Allora, si appoggia con la sua spalla mentre fuori, costituendo un fallo fisico. Un cartellino giallo mentre fuori. No, vabbè, dai, avvertimento verbale. Controllo fallo. Senza alcun tentativo, Lorenzo, usando la sua schiena, spinge, costituendo un fallo chiaro. Beh, questo è un cartellino giallo, direi evidente. Ai Dragons. Valutazione ancora NA. Vabbè. Andrea. Gol. Andiamo VAR. Se mi si arriva così. Questo è buono perché non mi fa vedere il lancio. Vabbè. Su Android faceva partire prima il VAR più corretto. Abramo ha pareggiato subito. Vediamo. Vabbè, non posso convalidare. Valutazione 5, sto facendo bene. Piano piano entri anche nelle dinamiche del gioco. Raffaele. Bah, io direi 0, non c'è stato più un fallino. Un minuto. Ok, secondo tempo. Piazza. Controllo fallo. Passa di corsa, che potrebbe essere visto come un fallo tattico e fermare il gioco. Gli do un cartellino giallo. Continua. Blue Riders. Sì, pare che sia piaciuto. De la decisione. Piazza. Andrea, segna. Questo è gol sicuro. Non lo vedo neppure. Passaggio all'indietro. Controllo fallo. Andrea saltò addosso a un avversario. Ammonimento verbale. Speriamo sia quello giusto. E i Dragons. Sì, mi rimane 5 la valutazione. Volevo vedere appunto quando arrivava a 100 di valutazione cosa cambiava. Pareggiano i Dragons e anche questo mi sembra regolarissimo di gol. Bella partita, 2-2. Attenzione ad accetta che segna. Controllo fallo. Ha preso a calci le gambe dell'avversario. Mostra il cartellino giallo. Sì, sembra che gli sia piaciuta anche questa decisione. Ragazzi, io darei 2 minuti di recupero. Gol, Leonardo, Riders, finiscono in valutazione 5.0. Ok, vediamo. Corretto. Bene. Hai raggiunto per un nuovo livello. Sì, iniziamo una nuova stagione. C'era come arbitro alle porte. Come ti senti? Ci sono anche le interviste. Sento emozionato e onorato. Eccolo qui, reputazione più 2, più 790 contatti gli sponsor. Palmi Pescara City. Dai, giochiamo Palmi Pescara City e poi mi fermo.
Obiettivi, adesso 500. Email, offerta commerciale. Il nostro capo di madre è sull'orlo. Sono entusiasta in cambio della tua abilità. Siamo pronti di questa missione. Un po' strano questo perché l'arbitro non dovrebbe. Ma io accetto, ma. Un po' strana questa cosa che sia notizie, ultime notizie. Sarebbe da capire meglio questa cosa. Mi aumentano gli iscritti. Campionato. Ah, vabbè, questo mi fa vedere la stagione. Catania, Reggio di Calabria. Vabbè, la traduzione in italiano è un po' così, ragazzi. 99 centesimi su. Va bene, giochiamo questa partita. Visualizzatori, sarebbero gli spettatori 500. Già cambia il sonoro. Eccolo qui, iniziamo. È più veloce il gioco, ovviamente. Com'è, che errore. Capitani, tutto un pochino più serio, diciamo, dai. Controllo fallo. Allora, con il gomito. Mostra il cartellino giallo. Fallo. E l'intensità è salita rispetto alle partite da strada, diciamo. Russo, russo. Giuliani, calcio d'angolo. Senza alcun tentativo. Acqua viva, salta usando la sua schiena lontano dalla gente. Questo è giallo, dai. Ah, non era rigore, era abruzzese. Succede? Interrompi il gioco, ragazzi, non si può sapere di che. Per il momento tutto bene. 2 minuti di recupero. Gol. Pare tutto regolare. Attenzione. Rivediamo. Allora, qui. No, voglio rivederlo bene. No, no, in gioco. C'è Altieri che rientra. Ma. Vediamo. No. È buono. Ah, dice, mi ha tolto mezzo punto. A me sembrava regolare. Voi che dite? Però questo è solo sponsor del Pescara City, cioè in Italia questo non sarebbe decisamente possibile che l'arbitro. Gol. Questo è sicuramente regolare. Non lo vedo neppure. Controllo fallo. Raffaele finge una caduta afferrando e trascinando, simulando un fallo e ingannare l'arbitro. E Raffaele Palmi viene ammonito per simulazione. Pescara 4-7. Oh, niente. Controllo fallo. Valentino finisce una caduta in duello. È questo uguale a quello di prima. Valentino Palmi si becca il cartellino giallo. Qualche cosa c'è stata, do 3 minuti. Dove? Fatemelo rivedere. Non me l'ha fatto vedere, ho premuto VAR troppo tardi. Comunque. Allora, vediamo. Corretto. Gol, boh. Vabbè. Confetti qui, partecipare veramente al workshop. Ok, reputazione più 3, più 293 iscritti. Prossima partita Siena City, Foggia City, ragazzi, però mi fermo qui. Vi ho fatto vedere questo giochino da 99 centesimi, stiamo parlando proprio di un'app disponibile su Steam, su Android e su iOS. Se ci volete fare un pensierino è una cosa diversa dal solito, diciamo. E poi vedremo anche quel Referee Simulator quando uscirà.
Questo è Football Referee Simulator, che ha sfruttato un po' questo, un po' di hype di Referee Simulator, è giunto Football e ha lanciato questo giochino sul mercato. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto i commenti. Buona giornata, ci vediamo stasera alle 20 per il campionato di football. Ciao!